Buongiorno, sono Nicola Mascolo, salve a tutti, grazie a IoTV per l'intervista e soprattutto grazie alla Regione Sardegna per aver dato la possibilità a tutti noi di essere qua all'Istituto di Cultura Italiano a Londra, Belgrave Square. Per me è un grande onore essere qui oggi, rappresento sia ANTAS, una rivista di cultura sarda, e Bivolution, una società di consulenza manageriale di Cagliari. Sarò qua a breve con un centinaio di compaesani, di sardi che vivono a Londra. È un progetto secondo me ambizioso ma utilissimo e con grandi prospettive nel futuro. Come dice Andrea Vallebona, si tratta di far combaciare le reti formali e informali. Le reti informali ci sono già o comunque vanno alimentate. Le reti formali può essere la London Embassy, che è il punto di riferimento dei sardi a Londra da qui, speriamo tutti, per i prossimi anni. È un progetto che genera realmente un network, è un network che funziona, che comunica in se stesso, che unisce realmente i nodi, non come in genere si fa, cioè di lanciare un'iniziativa e che poi non si generino dei risultati tangibili. Oggi ci sono tanti professionisti, una nuova generazione di sardi all'estero che esportano cultura, esportano know-how, saper fare e ci auguriamo tutti che possano un giorno riportarlo a casa, perché parlando con loro in questi giorni mi è sembrato proprio un obiettivo comune.